È vero che ci troviamo nel locale che quando sarà possibile vieterà l'accesso ai non vaccinati? Sì, è proprio così. Quando sarà possibile desidererei lavorare in una situazione diversa con un ingresso di persone che mi possano giustificare una vaccinazione o un'immunità. Perché ho ricevuto parecchi insulti nei social. Tantissimi altri che non conoscono la mia realtà o magari si sono limitati a leggere un titolo di un giornale mi hanno veramente insultato con parole anche forti. Qui si va veramente sul personale abbastanza delicato. Devi morire bruciato, devi fare una brutta fine, cioè cose veramente spiacevoli. Tanti insulti e tante minacce, tanti auguri di fallire. Che secondo me arrivare a un punto del genere è una cosa veramente triste, augurare al prossimo. Ma minacce di morte, nel senso che magari è uscita qualche frase dovreste bruciare come gli ebrei o cose del genere. Bello. Certo, sì, pensa. Sempre di più stiamo andando verso una percentuale di vaccinati che aumenterà. E quando la percentuale di vaccinati sarà considerevole, io non credo che codeste persone sarebbero disponibili a continuare a fare una vita di privazioni di libertà come stiamo facendo adesso. Di conseguenza penso soltanto di anticipare quelle che saranno le decisioni che qualche ente preposto farà. L'idea consiste nel cercare di fare un locale dove le persone che avranno preso, che avranno preso l'impegno, che si saranno prese la responsabilità di farsi questo vaccino, potranno entrare in tutta sicurezza in questo locale e fare una serata come eravamo abituati prima, ovvero magari guardare un concerto, magari fare una serata DJ, tornare diciamo alla vita normale proprio. Ci va una ripartenza, se la ripartenza vuole dire lavorare nello specifico con uno specifico segmento di clientela, io dico di sì, voglio che ci siano gli organi preposti che mi mettono in condizioni di lavorare con una clientela specifica all'inizio. Non una selezione all'ingresso come si fa adesso nei locali, perché la selezione è sempre esistita. Se non ti fanno entrare perché non sei vestito bene, se non ti fanno entrare perché non sei una persona tipica di quel locale, quella è discriminazione. In una situazione del genere, che siamo in crisi a livello ospedaliero, in crisi sanitaria, questa non è una discriminazione, è un modo per cercare di ritornare a quello che eravamo prima. Mi sono vaccinato? Perché devo continuare a comportarmi così come chi non si è vaccinato? Io non giudico, perché viviamo in democrazia, ma se ci viene sottoposta una vaccinazione per cercare di debellare un problema, un virus, è un'opportunità importante che abbiamo e dovremmo pensarci veramente seriamente, anche perché è un segno di responsabilità. Quando ero ragazzo, perché io lavoro dietro un bancone da quando sono nato, fino a circa 30 anni fa, per poter fare il mio lavoro, per poter lavorare dietro un bancone di un bar, bisognava avere il libretto sanitario. Il libretto sanitario imponeva per legge delle vaccinazioni come l'antitifica, che la gente normale non doveva fare, ma chi lavorava dietro un bancone sì, e nessuno urlava uno scandalo. Rappresentava una regola per lavorare dietro un bancone e si faceva. Se sarà possibile, voi lo farete? Se sarà possibile, noi saremo i primi a farlo, certo.